Buongiorno Corriere, la notizia di questa mattina, sabato 24 luglio, continua a salire la curva dei contagi in provincia di Agrigento. Nell'ultimo report dell'ASP ci sono 77 nuovi casi, gli attuali contagiati in provincia sono 696, gli ospedalizzati sono 19, di cui 3 in terapia intensiva. Caltabellotta e Favara, i comuni che preoccupano di più, ma anche altre città stanno vedendo aumentare i nuovi casi. A Sambuca ieri c'è stata una vittima per Covid, un ottantenne che era ricoverato a Marsala. Nel centro Belicino i contagi sono saliti a 5. Due nuove zone rosse, intanto una proroga e una revoca in Sicilia. Lo dispone l'ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci. Le zone rosse sono in provincia di Agrigento, entrambe riguardano i comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata. La zona rossa sarà in vigore da domani, domenica 25, a giovedì 29 luglio. Proroga sempre fino al 29 per Gela. Le organizzazioni sindacali impegnate a tutelare i lavoratori ex Girgenti Acque e Idortecle, ovviamente preoccupate delle prospettive future occupazionali, hanno incontrato i tre componenti del consiglio di amministrazione della nuova azienda idrica Comuni Agrigentini. Al termine dell'incontro, dopo aver ribadito che la nuova AICA, senza esternalizzare determinati servizi, sarebbe, secondo i sindacati, nelle condizioni di garantire gli attuali livelli occupazionali, e i sindacati stessi si ritengono soddisfatti dell'esito dell'incontro, hanno chiesto un tavolo permanente di confronto con il CDA. Il TAR di Palermo ha sospeso una informativa antimafia a carico di una società di Sciacca che si occupa di commercializzazione di prodotti ittici. La società risultava destinataria di una informativa adottata dalla prefettura e basata su una misura di prevenzione irrorata molti anni fa a carico di uno dei soci. Il ricorso era stato proposto davanti al TAR Sicilia dagli avvocati Calogero Marino e Ignazio Bivona. Tutto pronto allo stadio Gurera di Sciacca per ospitare l'evento sportivo internazionale Vendetta Fight Nights Montesuso in programma stasera, evento internazionale dedicato agli sport dal combattimento individuale alla manifestazione, e parteciperanno oltre 50 atleti provenienti da diverse nazioni europee impegnati in diversi match di boxe, kickboxing e muay thai. L'evento è organizzato dalla FTL Management di Francesco Schembri con il patrocinio del Comune di Sciacca. Ci saranno in palio, in un ring allestito al centro dello stadio Gurrera, 10 titoli mondiali, europei e nazionali di varie federazioni e categorie di peso. Ci saranno anche dei saccenzi in gara, i ragazzi della Bushido Team che affronteranno i match di boxe amatoriale, mentre per quanto riguarda il Muay Thai, la cosiddetta boxe thailandese, tra i protagonisti il liberese Jerry Bavetta. È tutto per questa edizione, restate con noi per le notizie di questa giornata di fine settimana. A risentirci.